oggi studieremo lo schiaccianoce, il personaggio Clara. La storia racconta che Clara e la sua famiglia si trovano alla vigilia di Natale sotto questo albero pieni di regali. Entra lo zio Drosselmeier e porta un regalo per tutti i suoi nipoti, ma Clara regala un dono speciale ed è uno schiaccianoce a forma di soldatino. Clara a mezzanotte se ne va a letto insieme anche a suoi fratelli e si addormenta con il suo schiaccianoce in braccia. Ecco qua. Ed è lì che inizia la magia. Clara inizia a sognare e purtroppo nel suo sogno entrano questi topolini che la vogliono assalire. Lei inizia a sentire tanta paura. Questo schiaccianoce, che ha qualcosa di speciale, percepisce la sua paura e inizia a prendere forma e da soldatino diventa umano, anzi diventa un principe e la salva. Nel secondo atto la invita nel palazzo dei confetti, dove tutto prende colore, dove tutto è magico e iniziano le danze, dalle danze spagnole alle danze russe, alle danze cinese, al Val dei Fiori e infine il pas de deux, il passo a due di Clara e il principe schiaccianoce. Un pas de deux molto romantico. Clara, però, vi ricordate? Era a letto con il suo schiaccianoce. Quindi all'improvviso si sveglia e inizia a sorridere perché se ne è accorta che non ha fatto altro che avere un sogno e il suo primo palpito di amore. Questa è la storia che andremo adesso a interpretare come personaggio Clara. Quindi andiamo a vedere le braccia e lasciamo lo schiaccianoce qui. Ok, bene, prendiamo posto nel quello che sarà il vostro palcoscenico. Inizieremo con questo movimento dei piedi che è una posa. Facciamolo prima davanti, anche se non lo utilizzeremo davanti, però è più facile per voi capirlo. È un incrocio del ginocchio con ginocchio e la punta va oltre. Ora lo faremo dietro. Questa è la vera posa che andremo a fare. Ginocchio con ginocchio e la gamba dietro, lontana. È importante che non abbiamo questo tallone in retroversione, ma che lo abbiamo guardando il pavimento. Ok. Le braccia saranno in questa posizione in allongé e conteremo 6 tempi musicali che sono come 6 secondi lunghi perché la musica è lenta in questa posizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e stop. Al 7 iniziamo 1, sale braccio 2 e ci troviamo in terza de preparatoria. Guardate, ovale, ovale. 3, raggiungo preparatoria, preparatoria, siamo già giù, e il 4 è allongé. Quindi un solo braccio ha fatto tutto il percorso, si sono unite dentro e abbiamo fatto una respirazione al 4. La gamba che è dietro va in quarta posizione che l'abbiamo studiato alla sbarra, ancora abbiamo le braccia in allongé. E ora punta davanti, Batman 2, presentiamo i palmi. Questo è come un offrire. Sto ballando con lo schiaccianoce. Entriamo nella posizione prima, coude pie dietro, allongé. E si ripete tutto da capo. Palmi delle mani guardano le vostre cosce. Mettiamo la musica e lo facciamo 2 volte fino a qua. Quindi braccio 1, 2, rotondo, rotondo. Benissimo, Katia. Entriamo dentro, preparatoria 3. Allongé 4. Ricordatevi il 5 con la quarta. Ho solo girato la parte della gamba indietro, come se qualcuno mi tirasse indietro. Fatelo. E benissimo, quarta. Un braccio davanti, un braccio alla seconda. Ora spingete il peso sulla gamba dietro e la punta davanti attiva con i palmi che guardano il soffitto e lo sguardo là, verso l'altra diagonale e ritorno alla posizione iniziale. Andiamo a farlo 2 volte di seguito. Cude pie dietro, ginocchio con ginocchio. E 4, 5,
6, comincio. Braccio 1, specchio. 2, ovale, ovale. 3, allunge 4. Quarta 5, braccia 6. Ritorna, allunge ancora. E wap. Ovale, ovale. E dentro. 3, allunge 4. Quarta 5. Braccia 6, stai, stai. Ora passo in cloche, prima. Dietro. Allunge, plie. Scende, plie. E braccio. Up. Raccoglie gamba che è dietro in coup de pied. Ok, il braccio che è qui va in terza tutte e due. Ok, fatemi vedere questo momento. Up. Siamo con la gamba dietro. Ok, tutto insieme. Ora sì, abbiamo solo un tempo per... Uam. Benissimo, da capo. Ok, attenzione, sono già al secondo, i piedi. Vado cloche. Quindi un passaggio da davanti fino dietro. Allongé, andrò a fare piego, piego. Braccio, allongé, allongé, quarta. Entro tutto e scendo. Per ripetere tutto l'altro lato, due volte. Andiamo, proviamo a farlo tutti insieme. Destra a sinistra. Coup de pied. Ok. Braccia allongé, palmi delle mani guardano cosce e pausa, braccia, 1, 2, 3, molto bene allongé, 4, quarta, braccia rivolte al soffitto, entra, entra, 1, 2, 3, allunge 4, quarta dietro, punta davanti, stai? Andiamo in cloche, cloche, plie, plie, e taraia, apre, up, altro lato, 2, 3, allunge, quarta dietro, altra gamba. Cambia Katia, entro, dava, e un braccio sinistro per voi, entro, 3, allunge, plie dietro, gamba che è dietro sempre fa la quarta, e cloche derrière, plie, plie, e di seguito raccolgo. Apro, giù lento, vicino al corpo. Ok, ora, siccome non avete i microfoni accesi, io vi faccio il passo e voi mi dite se avete il dubbio in quel passo. Quindi mi fate pollici su se lì è il dubbio, ok? Siamo qui. Cloche, plie, plie. Avete dubbio qua? Pollici su. Se avete dubbi, possiamo andare avanti, più e meno. Ok, Paola, cloche in prima. Ora si stende tutto, quando sono dietro. Plie, plie. La punta si allontana, due volte. E il braccio quando entra non è per fermarsi, è per raccogliere tutto. E ovviamente se tutto alla sinistra apriamo, si ricomincia. Braccio 1, 2, apro. Adesso la quarta sarà con la gamba che è dietro. Quarta. E up, braccio, ritorno. Tutto da capo. Tararara, quarta, braccio, si ripete, cloche, sono in prima,
prima, sono qui e quando vado dietro che si stende. I plie, la punta è quella che comanda, i due. I taraia, i up. Fino qua un'altra volta e vediamo poi se riusciamo ad andare avanti con un pezzettino già per concludere questa coreo. Ok. Coup de pied, ok, 6, andiamo, allunga, 2, rotondo, rotondo, 3, si uniscono a longe, 4, quarta dietro, rascia rivolte al cielo, stendo, rientro, un momento romantico, il pas de deux, declara, e il principe allongé, perché da schiaccianoce è diventato principe. Passa per prima, punta dietro allongé, che la punta vada dietro mentre fai plie, plie, taraia, taraia, altro lato, si uniscono, ok, allongé, quarta, braccia, ritorno, allunge, preparo ancora, braccia giù, yum, 2, rotondo, rotondo, 3, allunge, 4, quarta, punta, rivolgiamo mani, cloche, estendo, estendo, piego, allunga, charaia, ok, io rallento, esplodono le braccia, scendo giù, guardatemi cosa andremo a fare, guardate a me, piqué, punto, up, e punto, up, e punto, up, e punto, up, scendo giù, e quarto, e cloche, e finisco qua. Ok, benissimo, vediamo se riusciamo a imparare questa posizione nuova. È un passo che si chiama piqué e comanda la gamba dietro, quella che è piegata. È come se qui in mezzo ci fosse un ostacolo e io devo fare lontano e raggiungere e creare un punto con le due gambe. Rilassa la gamba davanti e l'altra che dietro fa lontano. Ricordate che qui in centro c'è un ostacolo. Lontano, punto. No? Ok? Quindi facciamo 4 di seguito. Partiamo con la sinistra per voi. Vado avanti, dietro. Quella che è dietro, di nuovo, picca, raggiunge. Quella che è dietro, picca, raggiunge. E ultimo, piqué, in francese potrebbe essere come un punto di Sansara, ok? Questo, traduzione, e noi dobbiamo creare come un punto, una puntata di Sansara, un punto di Sansara, ok? Andiamo, ultima parte, siamo qua con il coup de pied, solo piqué, braccia, anche se non è questo il momento, andiamo a prepararlo. Un punto, e due, gamba dietro, e piqué, punto, e piqué, up, braccio, scende a terra per non perdere l'equilibrio, si riuniscono, preparatoria, quarta, gamba dietro, punta davanti, lo lasciamo qua, perché tanta informazione. Ok, da capo, ricordatevi che abbiamo fatto tutto il port de bras per la destra, 2 port de bras per l'altro lato, ok? E poi 4 piqué. Ok, andiamo a fare tutto da capo. Bene? Ok, esatto. Braccia nel piqué. Stai giù le braccia più giù e ora che sale, respira. Oh! Dite alla vostra famiglia che vi faccia delle foto perché state facendo una cosa incredibile. Apro la seconda longe.
quarta, state ballando come una ballerina. Up, chiudo, ritorna, allunga, due. Entrano braccia in preparatoria, allonge, vai dietro, non ancora, punta, passa per prima, allonge, braccio, up, piega, piega, italiano, e punta, e giù. Si è fermata l'immagine? Io la vedo ferma. Allonge, piega quarta, up, stai, e ritorna, e ancora, due, ovale, ovale, tre, apro, longe, andiamo in quarta, up, cloche, allunga, piega un, piega due, tre, raccogliamo tutto, cude, pie e braccia, apro, e ora sì, quando faccio il primo piqué, e vai, e un, e due, vai, e tre, se sta nevicando qui, e quattro, e sale braccio, giù, benissimo, questa neve per voi ragazze, e piega, e punta, e stai, ok, un applauso, ottima lezione, guardate che qua nevica come a Milano. Questo è per voi, questa sorpresa finale.